a due passi dalla Minerva, 3 Store Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a 3storpavia.it. Buon lunedì a tutti, per questa prima puntata della settimana di Vox Popoli abbiamo scelto un argomento che ci ha suggerito un nostro amico che ci segue, si chiama Roberto ed è di Voghera. Oggi parliamo di informazione, o meglio di come le persone preferiscono informarsi. Ormai è possibile farlo attraverso i portali web, le applicazioni, i giornali cartacei, la radio, oppure i quotidiani in versione elettronica, oltre che i telegiornali che vediamo in TV. Lei, in mezzo ad un'offerta così ricca e variegata, quale tra queste opzioni ha scelto come fonte di informazione? Il web. Perché? No, non è un perché. Cioè sì, c'è un perché. Ho un amico che appunto vive col telefono impiantato davanti e quindi lui mi tiene aggiornato su tutte le notizie che danno e quindi... Trova che il web sia più completo? Ma trovo che è più economico. Soprattutto perché appunto ho l'amico che non mi fa spendere niente, che mi riempie di notizie di tutti i casi che esistono al mondo ed è una buona cosa. Sì, comunque penso che... personalmente sia questa la questione, cioè sia questo il metodo di informazione innovativo e del momento, del giorno. Quindi anche i telegiornali, per dire, quelli della TV li ha abbandonati? Ma no, non è che sono abbandonati, dai, cioè quando sei lì che o mangi quelle robe lì, quattro notizie le ascolti anche dal telegiornale, è difficile sfuggire dal messaggio della tele, eh? Poi uno può scegliere fortunatamente, ma io avendo 50 anni sono nato con la tele. Cioè l'informazione mia è stata sempre dalla televisione. Adesso questo nuovo amico che mi trattasse di notizie tutto il giorno, meteo, quante ce n'è, e penso che questo sia, sì, penso che sia quello il futuro. L'elettronica ci ammazzerà tutti, quindi buona giornata. Ma il giornale prevalentemente è cartaceo online. Credo che il fatto di dover scrivere un articolo e soprattutto per una testata che non sia online ma sia cartacea abbia una certa revisione, necessiti di delle firme importanti o almeno l'autorevolezza di quello che ha scritto dipende anche da chi lo scrive, e quindi credo che sia importante che delle opinioni o delle notizie vengano esposte e commentate da chi insomma se ne intende. Pensi che invece sul web sia più difficile trovare questa autorevolezza magari nei portali? Diciamo che i portali sono gestiti in modo diverso, quindi spesso non hanno gli stessi finanziamenti e non si possono permettere le stesse garanzie di, come dire, sì, questo può essere un pregio e un difetto, però insomma in generale ecco, un'autogestione ha il pregio di essere molto spontanea e molto sincero e diretto spesso, ma anche altrettanto abbastanza orientato o comunque dipendente da... cosa che poco si possono controllare. Ecco, se io decido di fondare un giornale, io e i miei amici, ecco, non faccio un esame, non faccio scrivere all'albo i miei amici per scrivere qualcosa. Forse è una risposta un po' contorta. Internet? Sicuramente, il più accessibile. Abbiamo sempre in mano un telefono, quindi internet sicuro. E poi i giornali, per chi, non so, ce li è sempre a casa o boh. E... tutto, telegiornali, Sky News, che c'è 24 ore di notizie. Ecco, c'è una testata particolare, quindi un giornale o un telegiornale specifico di cui ti fidi? Beh, se voglio leggere notizie del posto, sicuramente la provincia, se no Corriere o la Stampa. E in televisione invece? Probabilmente Sky, okay. Sky News 24.